4 giorni, riconfermiamo i club, è peccato che le curie ancora sono lavori in corso, ma i club sono riconfermati, si aggiunge il bon ton, c'è la novità di Piedilucco e poi abbiamo riunito le due piazze perché l'anno passato avevamo avuto una critica che c'erano dei buchi, visto che si alternava Piazza Tacito con Piazza della Repubblica, abbiamo riunito i quattro gruppi che si alternano, in Piazza della Repubblica, abbiamo un po' di tutto, dall'afrobeat africano al blues, al rhythm and blues, al gospel. Ecco, io direi che, malgrado che settembre, lo ribadisco, di tournée non ce ne sono tante, siamo riusciti a fare un festival. Possiamo dire di alto livello, come sempre, un jazz, siamo a livelli importanti. Il livello c'è sicuramente con gli artisti, il club, ricordiamo Peter Bernstein, che è uno dei chitarristi oggi sulla piazza, ma è interessante anche quello che succede appunto nella città, perché ho visto il fiorire dei club, la gente che partecipa, e quindi speriamo che anche quest'anno il festival ci dia qualche soddisfazione. Prego. Che spazio si è riconquistata Terni nel panorama di Umbria Jazz? Beh, stesse a me, farei qualcosa in più, perché lasciamo perdere Perugia ormai ha preso quel livello che io qualche volta chiamo supermarket, però io riuscirei a Terni a raggiungere il livello di Orvieto, ma Orvieto ha una storia superiore, perché Terni sospendemmo per tante ragioni il festival e ha perso 20 anni, e questa non è colpa nostra, però si può sempre recuperare. C'è sempre un po' la sua volontà di riuscire a trasferire questa sezione ternana nel periodo pasquale, oppure ormai è fisso? Ma, senta, facciamo così, decidano le istituzioni. Io insisto sulla Pasqua per una semplice ragione, perché la storia dei festival ternani, ricordiamoci a metà anni 90, era Pasqua e venivano da tutta Italia. Chiaro, i budget erano superiori, oggi non sarebbe possibile fare un festival di quel livello, perché pagavamo più di 100 voli con i prezzi di oggi, quindi sarebbe impossibile. Però durante Pasqua l'Umbria è piena, con una certa pubblicità fatta in anticipo, qualcuno di rotti, tutto lì. Io ho sempre detto che siamo andati alla Cascata delle Marmore, i fan-off di fronte a 2.000-3.000 persone, poi di quelle 2.000-3.000 persone io a Terni non ho visto nessuno. Questa è la mia critica, poi si può fare tutto. Quello che è l'ambizione di tutti è cercare di migliorare. Anche le strutture, per esempio adesso abbiamo il Palaterni, avete pensato, come mai non avete pensato? Il Palaterni cambierebbe tutto. Si può pensare al Palaterni. Ricordiamoci che il Palaterni ha una capienza di 4.500 persone e bisognerebbe quindi mirare un po' in alto, perché per portare 4.500 persone non è facile, specialmente con il jazz. Se poi ci allarghiamo, quello è un altro paio di maniche.